Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Minecraft. Buongiorno. 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 Buongiorno perché stiamo registrando di mattina, sono le 7:20. Ah no, le 8:20. No, no, per voi sono le 7:20, però per noi sono le 8:30. Sì, dobbiamo sbrigarci, fare c'è i video. Sono esami oggi. Preparare all'esame, ovviamente. Quindi dobbiamo registrare. Esatto, ragazzi. Questo è il periodo, ragazzi. Più brutto della nostra vita. Sì, anche esatto. Della nostra, io che mi lamentavo della maturità l'anno scorso. Esatto, esatto. La maturità, ragazzi, anche l'esame delle medie. Lo passate beh, tutti tranquilli. Esatto. Comunque, tra l'altro, no, aspetta, prima di iniziare vorrei anche ringraziare tutti coloro che mi hanno fatto gli auguri. Ah, ecco. Siete stati veramente gentili, grazie, grazie mille di cuore. Prego. E sì, è vero. No, io non li ho fatti. No, non me li ha fatti, infatti. Grazie, grazie a tutti appunto per gli auguri. E sì, ho fatto 21 anni, ragazzi, ormai sono vecchia. Mamma mia. Tutto alle rughe. Comunque, ragazzi, allora passiamo alle cose importanti che vi interessano, ovvero questo cosa. Non lo so, l'ho trovato, quindi fate un po' voi. E a quanto pare si genera casualmente nei mondi che creo, che hanno problemi, non so perché, cioè non è una mappa fatta o così, è proprio così, si crea il bioma e quello è. Ah, tra l'altro questi sono alberi, non capivo cosa fossero, pensavo qualcosa. Fossero pile di cacca o qualcosa, no, sono alberi. Ma no, è tipo un pilastro di terra. Sì, però ha la forma di un albero, guarda su. Non ho usato tra l'altro foglie. Scusami, ma esistono degli alberi così alti? No. Come no? No, però. Tra l'altro cresce il ferro sugli alberi? Beh, quello sì è possibile, sai. Sì. Sì, sì, sì. Poi no, scusami questa. Ma infatti c'ha la redstone. Ma io non sapevo neanche che si potesse fare l'acqua così verde, sinceramente. Ma perché verde? Ma io lo guarda. Ma da me non si vede. Guarda. È un bug, mi sa. No, non è un bug, secondo me è voluto. È voluto che faccia schifo. Ma io lo vedo normalmente. Wow, non capisco com'è possibile. Scusami. Cos'è la redstone? Fa diventare l'acqua gialla? Oddio, in stile fiume Po? Io non, a me non sembra, cioè. No. Ma com'è possibile? Però figo, sembra sapete raga, quelle zone inquinate nell'oceano. Ma sì, ma guarda che è dappertutto, anche lì e lì. Fateci sapere questa cosa perché io non ci ho mai fatto caso, non l'ho mai vista, mai. E poi mai, non è mai, nemmeno mai, zona paludosa. No, infatti. Un colore strano. Boh. Vabbè, comunque abbiamo un bioma fatto di aria in aria rossa. Di problemi mentali di un ragazzo. Di problemi mentali di un ragazzo, perché, giusto. Perché, ragazzi, allora, come vedete c'è questa zona tipo di... che credo che dovrebbe rappresentare tipo la sabbia, invece è usata la redstone. Ah, sì. No, perché sì, altro cosa rappresenta? Cioè, non ha senso. Poi è utilizzata questa arenaria qui, arancioni. Rossa, ma... Scusami, i funghi? È vero, sull'arenaria? What? O me lo sono mangiato io, ma io mi sa che... Com'è possibile? Vabbè, infatti come? Non si possono piazzare. Ma infatti lo so, lo sto provando adesso. Non... No, io ho detto, boh, magari mi sono mangiato. Poi le pecore cosa mangiano da questo bioma? Fondi. È vero. Allucinogeni magari. Ah, inquinati. Mamma mia, ma che brutto. Poi queste sbarre di ferro, scusami. È veramente il bioma, perché noi c'era come titolo il bioma più brutto di sempre. Almeno l'autore ci ha dato questo nome. Esatto, guarda, ragazzi, quanto tempo ci sto mettendo per salire sulla cima dell'albero. Veramente. Ma scusami, ma l'albero è fatto di spugna. Vlad, ma che ce lo hai? Oddio, ma che... No, scusami, se mi allontano da qui. Ti giuro che io... Lo so, guarda. Sono qui, normale, azzurrissimo. Vado qui, zona dei funghi allucinogeni. E guarda cosa dica. È tipo... Però mi piace un botto. Azzurro sembra marino. Sì, sì, sì. È bellissimo. È bellissimo, raga. Wow. Io lo vedo normale. Uffa. Che roba. È tipo più vado avanti mi diventa blu, Larry. Cioè, assurdo. Figo. Ma, allora, Larry, dimmi. Ma come sono arrivate lì? Non lo so. Lo sai che poi a fine video faremo esplodere quelle TNT, lo sai, sì, vero? Sì, lo so, il bello è che tanto scoppieranno una a fianco all'altra, quindi sarà una cosa bella. Allora, qui c'è anche un pollo, tra l'altro, torna sotto che vorrei vedere se dammi due minuti. No, no, sai cosa, lasciati andare che è veramente figo. Oh, sì. Ok, perfetto, ci sono, dimmi dove sei. Allora, vedo che c'è anche un po' di miniera. Cioè, almeno c'è un minerale qui, carbone. Ma so qua vedo andesite, schifezze. Aspetta, io mi metto un attimo in Game Mode 3, raga, perché non e se scavo c'è un botto di redstone già fatto. Ma scusami, qua ti fai tanta di quella redstone che già nel miniere la trovi. Sì, ma la lo...
Poi sotto è una miniera normale. No, è una miniera normalissima sotto. Sì, tra l'altro sto trovando più carbone che altro. Che novità. Nella nostra vaniglia troviamo solo ferro, ragazzi. Quindi praticamente c'è uno strato di redstone. Guarda, se togli tutta l'arenaria è tutta redstone. Sì. Non so, il bioma... Ma scusami. Redstone arenaria. È una roba che tipo... No. Come si chiamava... Lampada di redstone, eccola qui. Cioè, che se tipo le metto qui. Wow. È tutto come dire, che conduce l'elettricità. Tu fai sì che c'è una qualsiasi cosa, si attiva come non so cosa. Molto utile. Wow. Dire. Oddio, che schifo. Oh mio Dio, devo pizzarmi da te, zio. Che schifo. Ci sono pure i calamari dentro. Guarda qua, Lari, guarda che figo. È così azzurra, ma non capisco perché hanno utilizzato perché... il ferro come rami, come rampicanti, non so. No, poi perché ha fatto gli alberi di terra e di spugna. Tra l'altro qui c'è una zona... No, l'aria è bruttissima, è brutto, illegale. Tra l'altro c'è la lava qui, non è che la vedi in una maniera strana? Dove sei? Tipo di pizzati da me, perché non so veramente dove io sia, sono mito. Oh, vedi? No, okay, è normale. Normale. Strano però appunto che i colori siano ma io non diversi. Capisco sto verde, ti giuro, mi fa schifo. Oh, setta un attimo time set, sì, perché giusto. Ragazzi di notte non vogliamo di notte non si vede niente. Esatto, poi si spawna chissà quale mob qua dentro esatto. E quindi lasciamo stare. E cos'altro potrebbe offrire questo bioma? Vabbè, a parte che in questo bioma, ragazzi, non si può vivere, nel senso, puoi farti non puoi neanche farti una casa, che non hai spazio, non hai attrezzi, non hai alberi, però sai che farm della Madonna di spugne che ti fai? Sai quanto è difficile, no, tenere le spugne sì, nella vaniglia? No, sai cosa avrei fatto io? Avrei fatto questi, diciamo, chiamiamoli così, questi tronchi di sabbia, così ne buttavo solo uno giù e cadeva. Però rimaneva la parte sopra così. Sospesa. È vero. Ma sarebbe stata una sospensione. Però mi chiedo il perché ha messo la TNT. Per far esplodere tutto. Vabbè, ma questo è un ragionamento crudele. Sì, qua c'è una farm di sbarre di ferro e di spugne che non avete idea. Cioè, e in effetti non ci ho pensato. È una cosa assurda. Se la trovi nella vaniglia normale, sto mondo, dici wow, che ho avuto. Non è bello da vedere, però è utile. Perché alla fine le sbarre di ferro cosa le usi? Vabbè, però te le farmi, è comunque qualcosa. Dovrebbero fare la cosa che tipo gli oggetti di ferro li puoi rimettere nella fornace così sciogli il metallo e lo utilizzi. Sì, perché nella realtà è così, raga. Realtà è così, sciogli una cosa che non ti serve e te ne rifai un'altra. Fateci sapere se voi vorreste una roba del genere. Secondo me è utile. Io no. Ma pensa no, perché se uno inizia con le armature di ferro, ok? Esatto, dopo poi si riscioglie il ferro. Scusate. Allora, io direi di fare la prova, quella dell'acciarino. No, cosa ne dici? Va bene. Ok, allora, iniziamo? Sì, non so tu dove sia, ma... Ti pizzati da me, così facciamo esplodere tipo tutto nello stesso... Okay, sì, fai scoppiare più alberi possibile, vai. Oh. Ah, qua non c'è... Tra l'altro, dai, hai scelto un posto in cui la TNT non c'è, Lari. Dovevamo andare in una zona più bassa. Ma mi sa che non ha tutte, Vlad, ci sono. Sì, ma guarda qua quante ce ne sono. Tu sei andata sugli unici due alberi che ha un po' di TNT. Sì, sempre colpa mia. Sì, sveglia. Oh, anche qui. Guarda qui, boom, 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 boom. Okay, vedi, basta. Se c'era la sabbia era più bello, altro. Perché almeno esatto. Cadeva tutto. Ma poi non sono messi a una distanza tale che non esplodono. E poi ti ci incastri nelle sbarre di ferro, non riesci a mantenere... Il loop, sai, di TNT. Sì, ma a parte il fatto che non è come mi aspettavo, che tipo boom, sì, è inutile. Boom. È boom, non è boom, è puff, non è boom, è puff, non serve a niente. No, raga. Mannaggia. È effettivamente il bioma più brutto di sempre. Aspetta, voglio provare anche una cosa. Voglio provare a vedere che effetto fa buttare soprattutto questa spugna, questi alberi di spugna dell'acqua, capisci? Va bene. Mi capisci cosa intendo? Sì, ti capisco. Visto che la TNT è stato un flop. E come puoi farlo? Aspetta, tipo faccio così. Oh mio Dio, ma è normale allora in sto bioma il fatto che esca verde. Guarda, prescindo. Aspetta, ti giuro che lo vedo azzurra, zio, ma è bruttissimo. Che schifo. Sì, vedi che l'assorbe in continuazione. Oddio, è vero. Oh mio Dio, sai cosa sembra? È finito. Oddio, che roba. No, perché poi finirà la spugna ad assorbere e infatti sta già finendo. Peccato. Sì, però... E infatti...
Già. Niente. Sì, mi aspettavo un effetto un po' più spettacolare. Sì, sì, sì. Peccato, peccato. Vabbè. È un bioma inutile ed è veramente brutto. Grazie Prestart per averci fatto vedere in 10 minuti un bioma inutile. Grazie, siete i migliori. Grazie anche al creatore che grazie al creatore, esatto, grazie mille creatore che ci hai detto che è il bioma più inutile, non avevi non avevi torto, che, eh. Non ha detto che era inutile, lui ha detto che era il più brutto di sempre. E ah, è vero, sì, era il più brutto. Con questo possiamo dare, beh, non capisco sta acqua verde come ha fatto a farlo, ti giuro. Io pensavo fosse per colpa della resta. E... ma è verdire. Sì, sì, veramente brutta. Tipo il cielo, però è bello. Bene ragazzi, concludiamo qui questo video. Speriamo che vi sia piaciuto. Fateci sapere quanto è brutta da 10 a 10, ragazzi. 10 probabilmente. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.